Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie della provincia di Ancona. La giunta Casagrande si arricchisce di un nuovo elemento che porta così a 7 i componenti dell'esecutivo. Si tratta di Antonio Gitto, 41 anni, socialista, al quale sono state assegnate le deleghe per l'innovazione e l'informatizzazione, la semplificazione amministrativa, gli enti e le società partecipate, il contenzioso e le infrastrutture della grande viabilità. Tutti i partiti che sono presenti nell'assemblea consigliare hanno dato un grande contributo. Io sono loro grata per quello che hanno fatto fin qui. Questa mattina, in un quadro che si va stabilizzando, se non altro per questa forza politica, ho ritenuto doveroso, anche come risposta allo sbarramento che in maniera miope a Roma pensano verso i partiti minori, fare uno scatto in avanti e concretizzare invece una nomina con la quale non solo voglio rispondere al no secco che ho dato, come voi avete ascoltato, verso questo sbarramento, ma anche vivacizzare il dibattito che già è in consiglio. È sicuramente un riconoscimento al nostro partito, e questa evidentemente è una cosa che fa piacere. Vuol dire che abbiamo dato il nostro contributo sia in termini elettorali sia in termini politici. Per l'impegno in provincia che mi riguarda direttamente, un impegno sicuramente pressante, stimolante, perché l'innovazione e le infrastrutture sono delle deleghe di grande rilievo che credo siano anche legate alla questione del consenso che il partito stesso ha ottenuto durante la consultazione elettorale che ci ha visto arrivare terzi nella coalizione. Approvato il nuovo calendario piscatorio provinciale. Tra le novità, la riapertura alla pesca del tratto del fiume Sino, compreso tra il ponte di Domo e il ponte Varani, nel comune di Serra San Quirico. Restituiti alla pesca anche il torrente Rio Freddo, compresi gli affluenti, e il tratto del fiume Sino, compreso tra il confine con la provincia di Macerata e il cimitero di Cerreto Desi. Si chiama carpooling, ovvero auto di gruppo, ed è l'iniziativa della provincia di Ancona a favore dell'ambiente. L'idea è semplice: 3 o più persone che abitano e lavorano nella stessa zona potranno arrivare alla sede del proprio impiego su un'unica auto. Così i dipendenti della provincia di Ancona, dell'INPS, dell'ERAP, dell'INPDAP, dell'ARPAM e del Ministero del Lavoro, per ora il progetto riguarda solo la zona Baraccola, potranno risparmiare carburante, stressarsi di meno e migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Vantaggi anche per chi metterà a disposizione la propria auto, che avrà così dei bonus in carburante, un posto auto riservato e sconti per chi deciderà di trasformare la propria vettura a GPL o a metano. Riteniamo che il trasporto pubblico locale e quindi la mobilità dei lavoratori debba essere in qualche modo aiutata ad essere più efficiente, efficace, inquinare di meno e ridurre i rischi per la salute. Riteniamo che questa azione che stiamo facendo, cioè persone che possono venire al lavoro in tre in un'automobile invece che da soli, sia anche socializzante fra le altre cose. Parte da Bucarest il progetto River, promosso dalla provincia di Ancona, con l'obiettivo di offrire nuove opportunità culturali alle comunità urbane e rurali che vivono lungo il fiume Sino. Il progetto, che si basa sulla collaborazione di partner finlandesi, polacchi e rumeni, ha infatti ottenuto un contributo di 190.000 euro dall'Unione Europea nell'ambito del programma Cultura. Di qui al prossimo anno verranno collocate lungo l'Esino installazioni ispirate alle storie novecentesche del fiume, e questo grazie ad un gruppo di giovani artisti polacchi, rumeni e italiani. Quindi la provincia di Ancona a breve selezionerà 12 giovani artisti che parteciperanno ai lavori. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata!